essere qui questa sera ad ascoltare della musica meravigliosa in un contesto così eccezionale. È vero che senza microfono si sente? Sì. Però col microfono è meglio. C'è sempre una pettegola. Bene, è sempre esilarante. Io l'ho conosciuto quando avevo un po' di anni meno, quando faceva drive-in. No, ma non cambia, è sempre così. Oggi pomeriggio mi sono chiesta più volte quando mi parlava, ma sta parlando seriamente o mi sta prendendo in giro? Non l'ho capito, Non l'ho capito. Io sono sempre seriamente. Sempre? Al profitto. Mi unisco ai ringraziamenti di Enrica e voglio ringraziare il pubblico perché siete sempre numerosi e quindi significa che questa iniziativa che la Proloco porta avanti da un po' di anni riscuote interesse, no? Perché altrimenti oggi non sareste qua. Come diceva Enrica, noi abbiamo tentato in questi anni di aprire i cortili delle ville di Delizia. Questa volta a Villa Greppi di Bussero è la seconda volta, perché ci siamo stati già 3 anni fa con una formazione molto più piccola, perché ricordo che facciamo le 4 stagioni di Vivaldi. Questa sera invece abbiamo un'orchestra di 35 elementi che è diretta dal maestro Roberto Gianola, che è uno tra i più giovani e promettenti direttori d'orchestra, ha praticamente diretto in tutto il mondo ed è direttore stabile del Teatro dell'Opera di Istanbul. E lui è specializzato nel repertorio lirico ma anche nel repertorio sinfonico. Questa sera avrete modo di vedere che cosa nasce dalla sua direzione. Abbiamo voluto proporre quest'anno Pierino e il Lupo, questa fiaba musicale, anche per fare qualcosa per i bambini che vedo qui schierati. Dopo vedrete cosa combina Pierino con il Lupo, e poi Enrico Beruschi vi farà fare delle cose pazzesche alla fine. Dicevo prima, chi ha un po' di anni sulle spalle lo conosce, lui è stato anche un attore cinematografico, un attore di teatro, comunque le sue gag non ce le dimentichiamo e credo che stasera ce ne darà prova ancora. Gli spari indicati con il suono dei timpani e della gran cassa. Grazie spari, timpani. E ora, bene, vedo che ci sono un po' di zanzare, non preoccupatevi. Se mi vedete scendere, chiamate l'ambulanza con la flebo per ritornare. Ho tanto sangue. Mi adorano le zanzare. Ed ora immaginate la scena. Allora arriviamo alla scena. Una casetta isolata in campagna, circondata da un grande giardino, chiuso da un muro, da una stagionata, ma il muro di pietra. Fuori nei prati un grande albero e uno stagno pieno d'acqua. Non molto lontano c'è una foresta fitta e misteriosa. Ecco dunque la nostra storia. Un bel giorno di buon mattino, Pierino aprì il cancello, uscì dal giardino sul prato che circondava la sua casa. Del grande albero stava appollaiato un uccellino, amico di Pierino, e cinguettava allegramente come lo vide arrivare. Che pace, dicevo!
nonno e il gatto chiudevano il corteo. Il nonno scuoteva la testa e continuava a brontolare. E se Pierino non fosse riuscito a catturare il lupo, che cosa sarebbe capitato? Mi è piaciuta? Sì. Vabbè, facciamo un corteo finale e gli facciamo fare un beso, eh? Mi lasciate passare, passo giù, ragazzi, preparatevi. Allora io posso fare il nonno, no? Perché come età sono un po' il tipo nonno, no? E poi chi è che fa il lupo? Tu fai il lupo. Sei un lupaccio tu, non è lui il lupo? Sì, c'ha la faccia del lupo. Pierino chi lo fa? Te che sei vestito così bene da Pierino, prendi al laccio il lupo, l'hai preso per la coda, ma poi ti fa male perché sai come prendere per la coda, sei con il lupo che facciamo il corteo, loro fanno il bis e noi camminiamo. L'anatra, chi vuole fare l'anatra? L'anatra, tu c'hai la faccia, non ce l'hai la faccia d'arma, vai fai l'anatra. Anche noi abbiamo quell'anatra là così bella che gli ho fatto fare l'anatra. Un applauso all'anatra. Vai metterti in fila anche tu. Tu sei uno dei cacciatori. Poi ecco tutti quei. Tu chi sei? Tu sei il cane? Ma non ho parlato di. Tu sei l'uccellino! Brava, tu sei l'uccellino, io sono il nonno che è pronto sempre. L'anita, dov'è l'anita che avevo visto prima? Chi è che l'ho detto? Signora maestra, vuole fare qualche bestia anche lei? No? Basta suo marito che le dice non si prende. E allora dov'era quello sposato, poveretto? La guarda il telefono, lì con la moglie tappina le altre. Ora! A me è capitato una sera solo, due mano nella mano, no? Erano lì tutti bacini. Dico, ma cosa fate? Ma siete sposati? Sì, sì. Ma mi divertite? Sì, sì. Ma siete sposati? Sì, sì. Poi erano sposati con altri due. Maestro, facciamo il coro, ragazzi, Pierino in testa. Allora, io sono dico l'uccellino, voi, io chiudo il corteo, tutti dietro, no, vado anch'io, qui che dico Pierino, te dovevi stare attento, si apre il cancello. Vadi! Hai visto come a scuola ho sbagliato. Mi fate anche l'osservazione. Tempo,
avete fatto le foto ai bambini, le cose? Mi dispiace che c'ero in mezzo anch'io. Insomma, è stato bello neanche da piccolo. Perché mi guardi così? Mi ha parlato la nonna di me. L'altro giorno in un locale ho trovato una svedese alta, tutti in cuore. E lei a me non mi guardava perché sono piccolo e brutto, no? Però dopo si è accorta che i fotografi guardavano me e ora come facevo a agganciare una svedese alta? Gli ho detto salutami tua nonna. Sì, perché io, vediamo le vacanze sul lago, le prime straniere arrivavano intorno agli anni 57-58 al lago di Lecco, no? Per cui io da allora sono più di 60 anni che aspetto un pullman di svedesi, anche se mi arrivano adesso cosa ne faccio? Sarà un po' come mia moglie, che una volta era più giovane di me, adesso la parla mia nonna. Va bene, bravi ragazzi, un applauso per i ragazzi. Ragazzi, prendetevi l'applauso, è una cosa importante. Bravi. Gli articoli in televisione li pagano anche